Saluto da Philips N1, benvenuti in questo nuovo video, primo episodio della nuova serie intitolata Cars and Talks, dove affronterò ovviamente io per voi vari temi riguardanti il mondo delle automobili. Era una serie che volevo fare da tanto tempo, anche perché ci sono dei video, degli argomenti, mio Dio, che andiamo a affrontare in futuro, che mi lasciavano spiazzato, non sapevo come affrontarli in video, perché un video solo non sarebbe risultato inutile. La pecora nera nel grigio e bianco non c'era quel collegamento, quel nesso tra tutto. Perché, come vedete nel mio canale, ci sono un mix di basket, video di Formula 1, gameplay vari, pochissimo ovviamente, che sono scarsissimo. No, vabbè, a parte gli scherzi, non ho mezzi adatti per fare gameplay, ma poi andrei a immettermi in un mercato, in una serie di canali troppo grande, troppo sfocalizzata solo su quell'aspetto, mentre io voglio avere un canale vario e movimentato. Quindi, per affrontare questi argomenti che da soli non avrebbero senso, in questi giorni ho pensato di creare una serie intitolata appunto Cars and Talks, che in italiano è Parliamo di macchine, che è un titolo generico, qualcosa di libero, dove affronterò i più svariati argomenti. Tornerò ad analizzare i gran premi quando ne sento la necessità, se il Gran Premio merita. Forse, se Assia sarà bello, parto proprio con Spielberg. Vari argomenti che ci sono nell'ambito automobilistico, modelli nuovi, libri che escono, che io leggerò, video vari, non lo so, qualunque cosa mi trovo tra le mani che abbia un volante, quattro ruote e possibilmente un motore potente. No, scherzo, sto copiando Cironi nel video, se vedete Manos, per chi lo guarda, qualunque cosa abbia quattro ruote appunto verrà ricoperta secondo i miei giudizi, secondo i miei canoni, e per parlare un po' di macchine, una sorta di, se vogliamo metterla così, c'è una specie di programma radiofonico, di podcast, io che parlo di automobili, perché parlarne con la gente è complicato. Appassionati ci siamo, ma siamo un po' tutti persi nei nostri mondi e ritrovarci è un po' difficile. Quindi magari con questa serie punto a riunire qualcuno. Sono pochi, pazienza, sono tanti ancora meglio. Appassionati come me di macchine, ma anche chi non è appassionato di macchine può ascoltarsi questa registrazione, questo video tranquillamente. Non è un programma di nicchia, voglio avvicinare più gente possibile a questo fantastico mondo. E come puntata pilota ho deciso di affrontare un argomento abbastanza intricato e difficile, ma non solo in termini automobilistici, in tutti i termini possibili. La passione. Quando io dico passione, faccio riferimento a una cosa che le persone hanno dentro e manifestano nella maniera più vera e genuina possibile, del tutto inconsci di quello che stanno facendo. Io quando parlo di macchine divento un bambino in un negozio di caramelle, ma non me ne rendo conto. Me ne rendo conto poi, quando qualcuno, magari che è presente, mi fa notare questo mio grandissimo trasporto nel parlare di automobili. Ma d'altronde è così, non è che lo faccio apposta. Io sono così davanti a una macchina possibilmente sportiva, divento un bambino. È difficile dirlo e manifestarlo senza avere un qualcosa che te lo fa fare, perché quando io mi chiedono hobby preferiti o passioni, io punto a rispondere generalmente motori, ma non perché dire automobili è denigrante, assolutamente no, però dicendo automobili ti esponi un po' troppo e magari la gente non capisce. Dicendo motori uno può pensare, ah, sulle moto, sulle macchine, possono essere anche, per dire, gli aerei, e non lo so, si crea una sua bolla dove potermi inserire. Poi ovviamente se mi fa la domanda specifica, vado a dire le macchine, preferisco le quattro ruote alle due, nonostante le due non le disprezzo assolutamente, anzi, tanta roba, e niente, da lì parte un po' tutto, anche se ammetto che convivere pubblicamente, non tanto per me, perché io so dove andare per stare bene con la mia passione. Pubblicamente nella mia vita non è stato facile, penso nella vita di chiunque ami
le quattro ruote e abbia la 180 nelle vene, non è stato facile convivere con, in questo mondo, con questa passione. Perché non è capita, non c'è una cultura, nonostante siamo nel paese più bello del mondo, motoristicamente parlando. La Motor Valley parla da sola. Poi c'è Arese, cioè comunque. Ecco, sto citando la Motor Valley e Arese, ho risolto praticamente tutta l'Italia motoristica. Con Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Maserati. Tutto il top, automobilisticamente parlando, italiano e non invidiato anche all'estero, ovviamente. Ce l'abbiamo qui, quindi strano. E questo si riscontra con autodromi vuoti. Io quest'anno non ho ancora avuto modo di andare a Monza. Però spesso e volentieri, tolto il Gran Premio, c'è cioè il deserto del Sahara, veramente pochissima gente. Ed è un peccato, perché penso che chi non è mai stato in un autodromo, solamente entrando da Santa Maria delle Selve o da qualunque entrata di Monza, in una giornata soleggiata, costeggiando il parco, gli alberi, e arrivando a piedi, sfiorando la staccata della prima variante e sentendo un motore, se non un motore, che arriva a 300 all'ora, cambierebbe prospettiva su quello che sono le automobili da corsa e le corse in generale. Non sono un crimine, non sono da bannare come in Svizzera che sono orientate quest'anno, dopo tipo 60 anni che non vi erano. Sono qualcosa di bello, che fa impazzire anche i bambini più piccoli, nonostante facciano casini, che scoppiano le orecchie. È veramente qualcosa da provare almeno una volta nella vita. Assistere a una gara. Poi ovvio, guidare magari è diverso, però assistere secondo me è da fare. E poi la cosa bella è che io, appassionato di automobili, non vado a infondiamo i discorsi da VAR guardando le statistiche lì al volante, come tanta gente fa, cioè perché lì non c'è la passione, lì c'è il parlare tanto per parlare. E purtroppo in Italia, ma anche nel mondo, ultimamente c'è questa cosa qua: parlo perché va di moda. Argomento stupido, che tanto l'ho detto, questa serie qua ingloba un po' tutto, è un po' random. Alfa Romeo fino a 2 anni fa era morta e mezza morta per il pubblico generalista, per me, dato che è il mio marchio preferito, mi sono sbilanciato ragazzi, è il mio marchio preferito, più di Ferrari, sarà strano, ma è un pochino avanti, come dico io, di solito per far ridere, e la mamma è meglio della figlia, in questo caso, viva le MILF, ok, no, detto così sembra che mi sto sbilanciando anche in gusti sessuali, assolutamente togliete questa parte. Si parla di automobili, ecco, quindi preferisco Alfa Ferrari. Quindi, preferendo Alfa Ferrari, per me non è mai stata considerata ghettizzata, non lo so, abbandonata Alfa Romeo, anzi, ho visitato Arese tipo 5-6 volte, cioè, lo so come casa mia ormai, e ci andrei anche subito adesso all'istante, anche se l'ho visto 6 volte e le macchine bene o male non cambiano. Però, sapete, qui appunto ci nasci. Nel mio caso ci sono nato perché alla fine Alfista, cioè è mio padre, quindi mi ha tramandato questa diciamo, amore per questo marchio. E quindi, cioè, lo manifesto così, appunto è passione questa. E da lì questo argomento si è iniziato a parlare di tutto, gente che non l'ha mai guidato, neanche visto forse in un giorno, Alfa Romeo, si metteva a parlare di Alfa Romeo, del suo ritorno in Formula 1, che le Mito e le Mito e le era Cotoccino, la Giulietta devono andare a Rogo perché non sono Alfa Romeo, quando loro una TZ2 TZ1 non sanno manco cosa sia, come presumo anche voi, ma non che vi sto sottovalutando, cioè, se qualcuno la conosce, complimenti, ma magari uno che al primo ascolto vede questo video o sente questo podcast tra virgolette, non so che macchina sia, vado su Google e vado a guardare. E quindi, capito, così la passione ti porta a studiare, a incuriosirti, non smette mai di imparare. Spesso tra i miei amici, dato che io sono quello che la manifesta in maniera più genuina,
vengo considerato un grande conoscitore del mondo delle auto. Io, da parte mia, forse me ne ci sono dentro, dico sempre che non è vero, che sto imparando giorno per giorno cose nuove, ma è vero, non si smette mai di imparare. Quando uno smette di imparare è meglio che smetta proprio con tutto, perché la vita è una continua lezione dove tu devi apprendere. E le macchine sono anche questo, un continuo stare al passo coi tempi. Però a me questo piace, come penso che a qualunque appassionato di qualunque disciplina, materia, arte, faccia piacere. Quindi la passione è questo, esprimerla è difficile. Enzo Ferrari diceva, la passione non si può descrivere, ma si può solo vivere. E in effetti non aveva per niente torto, è così, la passione la vivi. Descriverla è inutile, la riduci. In questo video l'ho fatto perché volevo parlare un po' di questo fatto, perché mi capita sempre più spesso di trovarmi in difficoltà, ma forse è meglio così, forse è giusto così. Sono io che devo sempre razionalmente descriverla che non capisco. La vivi e la manifesti vivendola. E le persone che hanno avuto, non so se privilegio o tra virgolette sfortuna, dipende come lo si guardi, di vedermi davanti alla macchina sportiva, hanno capito quello che per me sono le macchine, quindi e lo sanno, chi mi conosce lo sa che le auto per me sono tutte. Quindi io dico solo, per chi è indeciso, ma non come lezioncina o come idea da grandissimo sommo, che peraltro non sono, secondo me ovviamente da persona che ha una passione. Tu hai una passione, aiuta tanto. È veramente una grande valvola di sfogo. Quindi se siete indecisi, siete lì in un limbo, non lo so, che pensate, cavolo, mi piace quell'ideale, quello sport, però non so se andare avanti. Se veramente ve lo sentite là dentro, buttatevi. Perché quando una cosa l'hai dentro, spesso e volentieri è quella giusta. Quindi seguite l'istinto. Detto ciò, in questo video di 12 minuti, abbastanza direi come primo episodio, finisce questo episodio numero 1 di Carson Talks, puntata pilota, che appunto parla e ha parlato di passione. Un saluto da Philips N1 e ai prossimi video.